Ciao a tutti amici retro e benvenuti nella prima parte di Separate Ways con Ada, in questo caso è il capitolo 1, infatti il gameplay intero verrà suddiviso in capitoli. La prima missione sarà quella di suonare la campana. Per quale motivo? Per il semplice fatto appunto che Leon è nei guai anche già nel villaggio stesso e poi l'ordine principale veniva da Wesker e sappiamo benissimo che Ada stessa è al servizio di Wesker, però chiaramente per modo di dire, perché sappiamo che Ada agisce parecchio per il suo conto. Comunque ragazzi, in questa prima parte qua dobbiamo in primis pensare anche a rimetterci un attimo a posto l'inventario, a reperire tutte le piantine possibili, perché queste, le piantine gialle mischiate con le piantine verdi e rosse, permettono di ottenere un miscuglio pazzesco che, oltre a ripristinare la propria energia, ci permette di recuperare praticamente, o meglio, aumentare un pizzico di energia in più lì nell'indicatore. Molto bene, adesso facciamo anche il giro per reperire tutti i soldi possibili. Ok, questo è il classico filmato che avete visto nel gameplay di Leon, dove praticamente lui si era rintanato in quella casetta lì e un dottor Salvador, o meglio un junior, stava per attaccarlo con la motosega, quindi non vorrei mai essere nei suoi panni. Comunque, l'obiettivo della missione, avete visto, è Lord Saddler, avete visto anche questo fumetto qua. Molto bene, prendiamo la granata incendiaria e cerchiamo di razziare tutto ciò che possiamo perché, ripeto, i soldi sono estremamente importanti qua, come lo sono importanti anche le piantine. Ci saranno anche dei momenti, purtroppo, dove purtroppo mi faccio maciullare perché, ripeto, il Separate Ways è sì un bel spin-off, diciamo, per l'avventura di Leon, ma è assai complesso. Molto bene, andiamo avanti. Qua recuperiamo la granata, o meglio una bomba a mano. Qua c'è un uovo di gallina, estremamente utile, anche se permette di ripristinare poca vita, però raccogliamo sempre tutto. La maschera con cavità da vendere al nostro amico Welcome. E poi cartucce varie da doppiette, in questo caso vediamo anche cosa c'è in questo barile qui. Wow, un po' di soldi. Ok, adesso comincia il divertimento. Non ha un buon repertorio di mosse forti Ada, però sempre meglio che niente, e sono anche abbastanza utile al fine di non sprecare troppo le munizioni, perché ci saranno dei momenti anche purtroppo che saremo un po' a corto di munizioni. Ok, cerchiamo anche di spaccare questo barile qua che è scappato. Wow, un po' di soldi. Una piantina, benissimo. Ok, più che altro queste mosse qua servono anche per allontanare tutti i nemici che ci troviamo qui. È anche l'unica maniera, ragazzi. Meno abbiamo preso un po' di munizioni. Avete visto, stiamo facendo proprio un bel massacro. Buon, ricarichiamo e andiamo avanti a prendere altre cose. Perché c'è ancora di roba da prendere, non preoccupatevi. Utilizziamo lo spararampino che ci permette di salire qua sopra. Guardate che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato la chiave con stemma, che servirà per aprire appunto la porta che ha lo stemma del Ganados. Però ragazzi, c'è ancora un po' di roba da prendere qui, eh. Scendiamo giù. Attenzione ai nemici che si stanno avvicinando a noi. Qua sopra, ragazzi, se saliamo questa specie di campanile, sì, se vogliamo quasi definirlo un campanile o una torre o quello che è, sono presenti delle munizioni per il fucile. Perché tendo a ricordare anche che abbiamo noi la doppietta nell'inventario, eh. Noi siamo partiti praticamente con una pistola, fucile e uno spray. Qua purtroppo ho fatto la cavolata di crollare giù. Almeno qua riusciamo ad allontanarci. Buono, 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 buono. Molto bene, adesso recuperiamo le altre cose che ci sono qua. Per esempio, soldi, sì, benissimo, e munizioni varie comunque. Infatti, eccoli qua. Qua è meglio utilizzare la pistola, perché fino a un certo punto va bene, poi un bel calcio perlomeno li allontana tutti, però ce ne sono un po' troppi qui. La cosa buona, ragazzi, se lasciassero un po' di soldi sarebbe anche una cosa positiva. Invece più ne ammazzi, ho notato che ti lasciano meno roba, è veramente una cosa un po' anomala. Però l'importante è che almeno mi lasci un po' di munizioni per poter recuperare quello che ho perso, diciamo. Molto bene. Qua ci sono altre munizioni, altri 10 colpi. Spacchiamo i barili che ci sono qua per prendere un po' di soldi. Vabbè, mi aspettavo di trovare qualcosa di più, però non è di certo la fine del mondo.
Ma come cavolo ho fatto a beccarmi? Vabbè, non fa niente, non è la fine del mondo. Ok, vabbè, possiamo curarci con l'ovetto. Boh, facciamo il giro completo. Mi sa che noi possiamo anche andare di sopra perché c'era un gioiello da prendere, se la memoria non mi inganna. Però... Ok, mi sa che mi sto un po' lasciando trasportare dalla voglia di recuperare troppi soldi. Lanciamo una bomba per farli saltare tutti in aria. Sì, so che avrei dovuto utilizzare la bomba per scopi un pochettino più, diciamo, enormi. Perché sotto certi aspetti usare una bomba per un boss è una cosa buona. Però in questo caso abbiamo fatto proprio un massacro totale. Quindi sotto certi aspetti è stato meglio così. Non avevo altra scelta. Qua dovrebbero esserci delle munizioni. Oppure sono dall'altro lato, sì, c'era un gioiello, se non mi ricordo male, da prendere. Benissimo. Anche qui, ragazzi, dovrebbe esserci qualcosa dentro, in qualche scatola. No, qua per esempio c'è un altro ovetto, va bene, abbiamo già recuperato quello che abbiamo perso. Molto bene, recuperiamo anche le munizioni della pistola facendo un bel pieno. Oh, ce n'è uno qui che rompe un po' le scatole. C'è di positivo, ragazzi, che la pistola di Ada è molto veloce nello sparo e nel ricaricare, quindi è una cosa molto buona. Molto bene, abbiamo preso questo spinello qua. E adesso non ci resta che entrare nella porta con lo stemma dei Ganados. Oh, attenzione perché qui ci sono altri rompiscatole. Quindi vediamo di... Mamma mia, per un pelo mi stava per prendere. C'è di positivo, ragazzi, che stiamo prendendo un sacco di soldi. Se proprio siamo nei guai, ragazzi, non fate come me, ma utilizzate pure il fucile, perché quello è estremamente utile. Ok, soldi presi, munizioni prese, soldi presi, soldi presi. Benissimo, ricarichiamo e finalmente entriamo in questa porta qua. Però prima facciamo ancora un giro di ricognizione per vedere se troviamo qualcosa di utile. Non si sa mai, perché qua c'è la possibilità proprio di trovare tutto e di più. A parte i nemici che tendono a rompere un po' le scatole. Che cavolo era? Ma questo da dove è saltato fuori? Non l'avevo mai visto. Vabbè, non importa. Due addirittura. Va bene, se insisti, allora ti becchi una stangata. Buona. Proprio quello che ti meriti. No, questa è proprio sfiga, eh. Cioè, l'ho colpito e mi ha ugualmente aggredito. Cioè, è una cosa un po' assurda, ma purtroppo veritiera. Vabbè, non importa, a maggior ragione abbiamo perso fin troppo tempo qui. E me ne scuso, però era l'unico modo per accrescere un po' di soldi. E non ha lasciato niente, infatti. Va bene, ricarichiamo ed entriamo qua dentro. Utilizzando chiaramente la chiave dei Ganados. Molto bene. Entriamo dentro. Qua adesso saremo momentaneamente al sicuro, ragazzi. Tendo anche a ricordare, ragazzi, che in quella scatola lì è presente un serpente. Mettiamoci a distanza di sicurezza e uccidiamolo. Un uovo di gallina marrone che potremo anche utilizzare, nel caso per ripristinare buona parte della nostra energia. Sicuramente più efficace rispetto all'ovetto bianco. Possiamo parlare con il nostro amico Welcome. E vendiamo tutte le robe che non ci servono. Molto bene. La maschera con cavità. Spinello. La valigetta media, non abbiamo ancora abbastanza soldi. Però possiamo prendere la mitraglietta perché questa qui è molto utile per determinati scontri. C'era anche il fucile semiautomatico. Vabbè, questi poi li prenderemo dopo quando avremo anche più soldi. È già tanto essere riusciti a prendere la mitraglietta ed eravamo anche quasi vicini a prendere la... come si chiama? La valigetta media, eh? Ci eravamo veramente molto vicini. Però adesso non preoccupatevi che ce la faremo ugualmente. Andiamo avanti. Qua purtroppo incontreremo un sacco di nemici che ci attaccheranno alle spalle. Quindi noi dobbiamo essere abili anche a contrastarli perché eccoli qui. Bon, sistemati. Munizioni della mitraglietta, interessante.
E ne arriveranno altri, non preoccupatevi. Munizioni per la doppietta, interessante. Ok, ragazzi, qua ci sono dei gioielli da prendere. Se non ricordo male. Esatto, è una gemma verde, soldi. E andiamo avanti. Vediamo un po'. No, nient'altro. Andiamo avanti. Scommetto che qua, sì, infatti, c'è da fare molta attenzione perché eccoli qui, infatti, lo sapevo. Allora, a maggior ragione, slam, legnata pazzesca. Fatto saltare in aria la testina, no, vabbè, utilizziamo il nostro fucile e adesso diamo il colpo di grazia a queste due bestiacce. No! Ma da dove saltava fuori? Se ne vada. Adesso tocca a lei, signor... Oddio, l'incendiario. Un altro incendiario? No, questo qua era soltanto un barbone. Allora, ricarichiamo la pistola e vediamo di fargli saltare la testina. Buona. Yeah, distruzione, eh. Ti è piaciuta una portata in faccia? Era il nonno di Heidi col cappello, va benissimo. Sistemiamolo a dovere. E ricarichiamo il fucile. Benissimo. Ok. Ora andiamo avanti e saliamo la scala. Ok, distruzione di massa, vero amici? Ok, qua dovrebbe esserci un nido. Sì, eccolo qui. Con al suo interno delle munizioni per la pistola. Allora ragazzi, so che possono lasciare pochi soldi, lo so benissimo, però... Mi diverto ugualmente a far fuori i corvi, anche se purtroppo non mi hanno fatto nulla e magari posso rischiare anche qualche denuncia da parte di qualche animalista, vabbè. Lasciamo perdere. Comunque i corvi lasciano un po' di soldi e qualche munizione anche, quindi ne vale la pena. Diciamo che è il primo Resident Evil dove vedo i corvi innocui, perché se ricorderete sia nel primo Resident Evil, nel Resident Evil 2 e nel Resident Evil 3, erano sempre stati un po' dei cancheri. E quindi... Tendo sempre a ricordare che... Oddio, qua mi si stanno avvicinando un po' troppo, eh. Boh, sistemato. No, per un pelo, ragazzi, per un pelo. Ho rischiato veramente di massacrarmi. Eh no, e quando ci vuole ci vuole. Mitragliatore tutto spiano. Benissimo. Ok, recuperiamo un po' di munizioni per la pistola. Spacchiamo qua le casse. Oh, un'altra erbetta gialla. Adesso possiamo fare un altro miscelone. E andiamo avanti. Qua non c'è nient'altro. Vabbè, studiamoci i simboli perché questi saranno importanti, ragazzi. Per il giochetto che dovremo fare. Attenzione perché qua ci troviamo tanti, tanti nemici. Fortunatamente con il nostro mitragliatore siamo messi non bene, ma benissimo. Ok. Raccogliamo i soldi, che questi saranno importantissimi. Qua c'è la campana da suonare. Volendo possiamo suonare la campana, eh. Però non distrarrà più di tanto i nemici. Si sentirà dire una campana. Ok. Adesso ragazzi c'è da fare questo giochetto qui. Vi ricorderete tutti i simboli che abbiamo visto lì al cimitero? Saranno molto importanti, ragazzi. Però prima di far ciò consiglio di andare a prendere l'occhio di gatto, quello verde. Perché così almeno evitiamo di fare la strada 150.000 volte e di perdere ulteriore tempo. Quindi facciamo una cosa unica e almeno siamo tranquilli. Cioè, in modo, se riusciamo a colpirla, ecco, con un colpo la possiamo sbattere giù. Oh, cazzarola, questo mi ha fatto male. Vabbè, almeno ripristiniamo l'energia. E l'abbiamo anche aumentata. Allora, ok, ragazzi, qui, se non ricordo male, era presente anche un serpente. Uccidiamolo per prendere un ovetto. Un uovo di gallina marrone.
E adesso prepariamoci a una battaglia perché dovremo affrontare una donna junior piuttosto incavolata, ma questa sarà obbligatoria da far fuori perché questa lì vicino, avete visto, ha il gioiello da prendere. Oltre a questo possiede anche un po' di soldi che ci possono far bene alla nostra salute. Ok, facciamo proprio un massacro totale di donne, in questo caso di donne un po' junior e non junior. Ok, raccogliamo l'occhio di gatto verde e proseguiamo. Boh, saltiamo oltre. Dovremmo essere proprio quasi vicini, eh. Ok, cosa veramente molto importante, ragazzi. Quando qua incontreremo determinati soggetti, cerchiamo subito di farli fuori perché se non mi ricordo male, alcuni avevano anche la dinamite. Quindi questo è molto pericoloso per la nostra salute. Molto bene, ragazzi, andiamo qua, velocemente. Ok, adesso dobbiamo praticamente inserire i simboli che abbiamo visto sulle bare. Però per far ciò dobbiamo fare un po' di accorgimenti. Andare su alcuni che non servono per poi dirigerci sui nostri che servono. È proprio un trucchetto così molto particolare. Benissimo. Ok, 3. Bene, adesso eliminiamo l'ultimo e con questo dovremo essere a posto. Perfetto. Prendiamo lo stemma, eccolo qui ragazzi. Nota che abbiamo preso lo stemma, facciamo attenzione perché stanno arrivando dei nemici. E questi ci vogliono rendere la vita un po' complessa. Ma prima eliminiamoli ragazzi, perché almeno una volta che sono eliminati siamo più tranquilli. Ricarichiamo anche la pistola. E inseriamo adesso l'occhio di gatto. Bon, la porta adesso si è aperta. Recuperiamo le munizioni qui che abbiamo preso, perfetto. Eccoli qui, ragazzi. Avete visto che è arrivato proprio una truppa di questi simpatici Ganados. Mi sono anche messo in una posizione dove non li vedo molto bene. Oh, adesso ce n'è uno qua vicino. In casi come questi, fucile o mitragliatore. Oh, questo qua ha rischiato veramente di farmi un male cane. Boh. Ci siamo, eh. Boh, distrutti. Distrutti. Bene, raccogliamo, raccogliamo e raccogliamo. E ricarichiamo il tutto. Ricarichiamo anche questo e poi possiamo entrare finalmente, adesso che abbiamo lo stemma. Ok, la porta non si apre e inseriamo il tutto. Boh.
la Madonna. E adesso? Vabbè, fortunatamente non sono tanto minacciosi, dai. Però quello lì sì. Mitragliatore che è meglio, va. Questo qui mi frega. No, ok. Mi stava per fregare. Ecco, questi sì che mi stavano per fregare, veramente. Boh, un po' di soldi. Carichiamo. Gemma viola. Spacchiamo qui il box. Attenzione perché qui la vedo un po' brutta. Lo sapevo che mi avrebbe fregato. Brutto barbone di uno. Adesso ti faccio saltare in aria proprio. Ti taglio un pochino. Boh. Qui abbiamo fatto tutto. Altro qua da prendere non penso che ci sia. Boh, possiamo salire. Ok ragazzi, qua dobbiamo liberarci di questo simpatico scocciatore per poi fare il famoso giochetto del vetro, dei vetri colorati come l'ho sempre chiamati io. Non mi lasci niente, eh? Va bene. No, e questo da dove salta fuori? Ok, diciamo che mi ha fatto un po' male. Possiamo ripristinare tutta l'energia e fortunatamente l'abbiamo anche aumentata. Ok, azioniamo adesso il comando qua, proprio che ci sono dei barili da spaccare. Ok, munizioni per la pistola. Molto bene ragazzi, adesso delle luci vengono proiettate. In base al colore lì del... sì, simil vetro, dobbiamo assolutamente far sì che corrisponda al vetro lì dove è presente il simbolo. Proprio cerchiamo di ragionarlo bene. Quando bene o male vediamo che la figura, infatti giriamolo ancora una volta, mi sa perché adesso dobbiamo per forza farlo col rosso, corrisponda, perfetto, avete visto anche la riga e tutto. Adesso proviamo quello blu, giriamolo e dovrebbe corrispondere anche lui. Abbiniamolo. Perfetto. Il simbolo è centrato in pieno. Avete visto che si è capovolto. Adesso le serrande dove era presente Ashley lì dentro si chiuderanno. E adesso noi possiamo proseguire con il suono della campana, in modo tale da distrarre i Ganados che stavano attaccando Leon. Avete visto infatti, quindi per loro il suono della campana era proprio un suono di richiamo. Se vi ricorderete infatti anche nel primo episodio di Resident Evil 4 che avevo realizzato era andata proprio così. E Leon è tutto meravigliato, ma dove sono andati tutti? Stavano giocando a bingo? Classica battutaccia alla Leon, eh? Qui sì, traduzione è tombola, ma lui diceva bingo, infatti mi ricordo. Comunque questo, ragazzi, è il Separate Ways di Resident Evil 4. Fine del capitolo. Qua c'è praticamente il riepilogo della situazione. Ecco che cosa so. La setta di Osmund Saddler, gli Illuminados, hanno fatto rivivere un parassita chiamato Le Plagas. La mia organizzazione lo sa. Ma le attività occulte di Saddler meritano indagini. La famiglia Salazar, castellani da generazioni, sa controllare le Plagas.
Secondo l'organizzazione, i parassiti sono controllati da onde sonore, rivelate solo da loro, come fischietti per cani. La scoperta è stata fatta analizzando un campione di tessuto contenente un organo, che probabilmente serve a rilevare onde sonore. Ho visto adepti, forse emettevano queste onde. Ovviamente è solo un'ipotesi. L'organizzazione necessita di altri campioni a conferma della teoria. È l'obiettivo principale della missione. È l'unico modo per mostrare la mia fedeltà. Il dado è tratto. Non si può tornare indietro.